Muori. 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 DJ Sound. Che cazzo è questo qua? A quanto pare lo zingaro mi sta chiamando. Vuole i suoi $20. Che facciamo? Gli diamo una possibilità? Io dico di sì, in memoria dei vecchi tempi. Oggi siamo su Slender $20 Mode, un altro ritorno nostalgico dopo il ritorno su Slender di qualche giorno fa. Sullo Slender, sempre questo originale, ma nella sua versione ovviamente normale, notturna. Questo è davvero un grande ritorno, un ritorno che avete chiesto davvero tutti. Slender vuole i suoi $20, mi ha chiamato, vuole ciucciarmi di nuovo il portafoglio. Quindi vediamo se questa volta l'effetto nostalgia sarà dalla nostra parte, riusciremo a sconfiggerlo. Al diavolo! Lo zingaro è qui, che li vuole. Siamo pronti? Partiamo. Siamo pronti. Allora, collect all 8 pages. Allora, il vantaggio di questa mode è che c'è il sereno, quindi giorno, pieno giorno, e noi possiamo vedere dove andiamo. Non c'è la torcia marchio Lidl che dura 3 minuti. Quindi avremo sempre il nostro... La nostra visuale anche molto più ampia, perché riusciamo a vedere, siamo alla prima nota, intanto andiamo... Benissimo, la cicciona, siamo sempre grassi purtroppo, perché io pensavo, no, che nella daytime mode, quindi nella modalità diurna con $20, insomma, dicevi, ma magari tirano un personaggio, no, che va a far jogging nel bosco, magari atletico. No, è la classica cicciona come quella della modalità normale, quindi siamo sfatti da quel punto di vista lì, dal punto di vista fisico, però adesso speriamo di riuscire a farcela lo stesso, perché abbiamo più campo visivo. Freddy, lo zingaro è tra gli alberi. Avete presente? Cioè, è davvero... Madonna, è qui tra gli alberi. E non lo vedi, eh? Che lui sì, Madonna, si mette dietro gli alberi. In quelli più grossi, tu non lo vedi? Che cazzo? Oh, eccola! Eccolo là, è già sta qui che pedina la prima pagina. Così peggio di quegli zingari che quando sei al semaforo ti dicono: lava vetri, lava vetri. Non voglio che mi lavi i vetri. Io lavo vetro, ma vaffanculo. Perché lo devi lavare? Ti ho detto di no. Poi non tiro comunque niente. Tu devi lavarmi il vetro. Chissà quali prodotti. Chissà cosa sta. Con del piscio te lo lavano. Non sei neanche tu. Madonna, vabbè. Slendy è peggio di loro. Ti pedina di più. E siamo alla seconda. It follows. Lo so che mi segue. Perché lui vuole i suoi $20. Vuole i suoi sporchi $20. Perché non vuoi andare a lavorare, vero Slender? Vai a lavorare, metti su, non lo so, una panninoteca, oppure vai in una palestra, sì, vai a allenare le tue prede, magari sarà più divertente. Cazzo, che cazzo? No, no, scusa Sandy, era solo una proposta, potresti andare a fare, lavorare nelle palestre, appunto mettere in forma le tue prede in modo da dare un po' più di sfida al gioco, insomma, almeno avrei qualcuno di più atletico che riuscirà a scappare da te, non questi bomboloni umani. Allora, il container, non è container. Come nell'episodio precedente, nella modalità normale dei container, non trovo le note. Sa perché? Non si trovano più. Guarda, oddio! Non c'è! Non c'è la nota! Vabbè, ci tocca andare nel bagno. Le piastrelle brillano, sono passate con Mastro Lindo qua a pulire il bagno. È accecante, dà fastidio. Neanche... è lo zingaro alla porta! Là c'è il tunnel! Lo zingaro alla porta. C'è, lui si mette lì e ti aspetta. Ma no, te l'ho detto che è pedina di più di quelli lì che al semaforo è peggio. Non sono niente loro a confronto. Se sei ancora lì. Madonna, davvero, cioè, che figlio di una mignotta. Ma poi non te li do i $20, cazzo. Ma vai a lavorare, te l'ho già detto. Ma perché dovrei darti $20? Cioè, poi per farmi anche stuprare, no? Ah, vuole il pagamento, capito? Vuole il pagamento, perché lui ti paga in natura, no? E vuole giustamente il contributo in soldi, perché lui non regala niente. Ah, I found you. Ci sta. Ci sta. È il momento di uscire da questo posto di merda. Fuori. Allora, Slendy, ti conviene fare il bravo. Allora, qui abbiamo i container. E li abbiamo...
Oh, l'albero proprio. Give me $20. Give me $20. Give me $20. Lui vuole $20 per incularmi. Adesso non avevo mai collegato questa cosa. Lui vuole $20 perché è convinto di offrirti una prestazione in natura che valga quei $20. Quindi interessante. Già il prezzo ti dice quanto è scadente la sua prestazione in natura. Inculata diretta, tu muori sul colpo. Solo per gente masochista. Eccola qui, la quarta nota, signori. Quarta nota, qui non si scherza un cazzo. Nel tunnel. È il tunnel dello stupro. Il rape tunnel. Quante inculate che mi sono preso qua dentro. Corri, esci da questo tunnel prima che ti uccida. Oddio, vedo una nota. Vedo una nota, ma ah, così attaccata. Ah, i pali di legno, è vero che sono anche quelli. Mi ero completamente dimenticato. Ecco, il vantaggio è che qua tu puoi. Io posso anche zoomare. Yo, shuffle that zoom. Oh, yeah. Ok, abbiamo la quinta nota, signori. La quinta nota. E questo è un grande traguardo. Ok, occhio a Slender. Occhio a Slender. C'è il muro, c'è il muro. Zoom sul muro, fammi vedere se c'è una nota bella là. La vedo. C'è la sesta nota, signori. Stiamo andando alla grande, stiamo volando. Stiamo volando. Stiamo volando. Proprio ha visto il portafoglio che spuntava dalla tasca, ha allungato il tentacolo, se l'è preso e poi ci ha inculato a sangue. Bastardo, madonna. Avevo già visto la sesta nota. Lui ha allungato la manina, già il tentacolino, ha preso il portafoglio lì dalla tasca. Mai portare il portafoglio dietro, lo faccio sempre, non bisogna. I ladri ti riprendono subito. Un altro tentativo, perché non si può assolutamente perdere così. Eravamo a 5 note. Avevo già visto la... già vedevo la sesta. E invece lui, donna, ti prende, ti deve arare. Tra l'altro, mi avete dato un consiglio nel video precedente. Mi avete detto, Trammer, se vuoi tenere lontano Slender, ti metti dietro un albero. Tu lo vedi in lontananza, poi vai tipo moonwalk. Vai in moonwalk e tu lo tieni lontano, in modo che lui stia fermo. Ho provato, ma non funziona così. Cioè, nel senso, se tu continui a guardarlo comunque, la telecamera continua a fare le bizze. E quindi ad una certa muori lo stesso, anche se lui è a chilometri di distanza. In secondo luogo, a volte si teletrasporta davanti a te, anche mentre lo guardi. Quindi stavolta giriamo da questa parte, facciamo un'altra strada. Quindi non conta, non va il giochino del lo guardo e vado indietro così, no? Quindi non so davvero quale sia la tecnica migliore per sopravvivere a Slender. Quindi adesso un po' di zoomate, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di lontananza. Allora qui vedo un sentiero, una... Se io potrei... Lì c'è la rete, quindi in teoria il sentiero torna su se stesso. Quindi qua vediamo cosa incontriamo. Forse qui c'è l'alberone. Qui c'è l'alberone, penso che sia lo spiazzo dell'alberone questo. Io poi mi chiedo cosa ci deve fare lui con questi $20. Cioè, cosa cazzo te ne fai di $20? Non è che devi... Non è una rapina in banca. Sono 20 fottuti dollari. Ti prendi un cazzo di niente con 20 fottuti dollari. Per me sono una scusante in più per stuprarti. $20, cazzo. $20. Poi magari se ti dico che non ce li ho, $20 mi stupi lo stesso. Prendi questa nota. Cazzo. Non c'è una nota sull'albero. Stardo. Il problema è che ho sentito Slender. Però lì c'è il furgone. Controlla che non c'è una nota dal furgone. O dal baracchino là. E qui ce ne deve essere una per forza, dai. Non c'è dall'albero, quindi dal furgone o dal baracchino ci deve essere. L'albero, strano, l'alberone di solito era uno di quelli su cui potevi contare sempre. L'alberone era uguale a nota. Adesso non più. Adesso vediamo cosa c'è qua. Se ce n'è una qui, no, non può non esserci neanche qui, dai. Ma che cazzo, neanche dal furgone? Ah, ecco, andiamo, 2 su 8. Non è una... cosa? Cazzo dici? Dove sei, Slender? Zingaro! Dai, vieni a prendere i tuoi soldi, stronzo! Non ho paura di te! Cazzo! Dove cazzo è? Ma dove cazzo è? Dov'è? Oddio! Non lo vedi? Oh! Sto male! Sto male! Mi era a fianco sto bastardo! Stavolta non si è messo dietro, no? Si è messo a fianco con la proprio lo stronzo. Madonna. Schifoso bastardo. Zingaro, torna a casa tua. Non è per fare... Non sono razzista, ma verso di lui sicuro. Vai con la terza pagina. Subito nel bagno la si trova. È così che si gioca. That's how we doing. That's how we doing. You see me rolling. They hating. Ah, dannazione. Corri via.
No, sei dai container, non c'è una nota, neanche stavolta mi incazzo, perché non c'era né dall'albero né dal camioncino. Quindi, dai container, questa volta, sicuro come l'oro, ci deve essere. Dai. Oh, cazzo. Oh, no. Sì! Sì, ci ho creduto. Ci ho creduto. Eccola qua. Bene, signori. Ci sono le rocce, vedo le rocce. Siamo a 4. Quando ti vuol prendere, quando ti vuole inculare, quando ti vuol prendere i soldi, te li prendi. Culo e soldi. Ha capito tutto il ragazzo, culo e soldi. Culo femminile, praticamente, però è il culo di una baldona, quindi non so. A quanto pare a Slender piacciono le curvy. Vedete le curvy, anche questa moda del momento, adesso c'è la curvy, sono curvy. Vabbè, contenta tu, se. Poi un conto è curvy, nel senso, sì. Un conto è avere la taglia di Marilyn Monroe, che era in carne, ma ci stava. Un conto è dire, sono curvy, quando in realtà sei una... Oh no! Quando in realtà sei una palla gonfiabile. Sono curvy perché va di moda e non so, è tutta salute, c'è sì, salute, sto cazzo. Ah, strada sbagliata. Oh! Oh! Dannazione, perché? Cioè, mi ero attaccato alle chiappe. Mi ero attaccato alle chiappe, madò. Cioè, perché io ho visto la torre, no, il silos, e dico, no, l'ho già presa lì. Meglio tornare indietro e fare l'altro sentiero, torniamo dal tunnel, mi sa che dovessi ancora fare, sì, non l'avevo fatto. Tunnel di pezzi di legno e l'ultima roba che mancava, insomma. Dio, beh, c'era lui lì, bastardo. Sempre 5 su 8, due tentativi, sempre 5 su 8, che non è male. Però, cazzo, niente, lui ti ara, ti deve arare le palle, il culo, letteralmente, perché ti stupra e poi ti frega anche i soldi, stupido zingaro. Ok. Niente, anche questa volta Slender si è ripreso i suoi... Si è fregato i nostri 20 dollari. Purtroppo non sono mai riuscito a finirlo, cazzo. Mi piacerebbe metterlo in quel posto una volta, però non ce la faccio perché lui è sempre il più stronzo. Vabbè, è stato comunque un altro credito ritorno. Ce ne saranno altri di crediti ritorni. Non su Slender, cioè su Slender. Slender li abbiamo già fatti ormai i crediti ritorni, quindi ci saranno anche altri crediti ritorni del passato. Preparatevi quindi a qualche bella nuova vecchia sorpresa. E niente, direi che il mio modo è davvero tutto. Trouble, alla prossima. Ciao ragazzi!